Allora, buongiorno a tutti, 1:10, possiamo cominciare. Vedo che siete in parecchi, quindi anche quelli che hanno manifestato le difficoltà a frequentare probabilmente sono riusciti a ricavarsi un buco per, prego, per la prima lezione. Allora, iniziamo oggi, spendiamo il tempo per parlare del corso, del contenuto, delle modalità, dell'esame e cose di questo genere, poi inizieremo un pochino a entrare nel vivo, ma soprattutto poi lo faremo da domani in avanti. Non abbiamo sbagliato aula, quindi questo è il corso di sistemi informativi. Rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, io sono invecchiato e voi non siete più i ragazzotti che eravate a 19 anni. Per quelli che di cui ci siamo incontrati al primo anno, ovviamente. E ci apprestiamo a iniziare un corso che sinceramente è stato abbastanza un rompicapo da impostare. Voglio condividere con voi la mia sofferenza nel cercare di capire, no, come tenere in piedi questo corso e poi condividerò anche la felicità nell'essere riuscito a costruire qualcosa che spero possa essere utile soprattutto a voi. Proiettore non si vede niente, ma qualcuno magari ha già scaricato le slide, quindi le ha, ma a destra lì c'è il corso che si chiama Sistemi Informativi Aziendali, che è un corso che è stato messo in opzione con l'altro corso di Settineri al primo anno della magistrale di ingegneria gestionale. Se non sbaglio, l'anno scorso era il secondo anno, poi è stato spostato. Comunque, è qua. La prima domanda che mi sono posto è: chi sono le persone che verranno? E come minimo ho almeno tre tipi di persone di fronte. Ci sono persone che siete la maggioranza provenienti dal corso di organizzazione di impresa ordinamento precedente, quindi quelli che avevate iniziato con le 2 ore di lezione, con le lezioni da 2 ore e non da 1 ora e mezza come c'è ultimamente. Avete quasi tutti, no, seguito il corso che si chiamava Sistemi Informativi, che tiene Morisio al terzo anno della laurea di primo livello. Non so se qualcuno un pochino più anziano abbia seguito ancora il corso con lo stesso nome ma con un contenuto un po' diverso, che teneva il professor Paolucci fino, mi pare, 2 o 3 anni fa. Probabilmente, vedendo le espressioni, probabilmente no. Quindi questo è il nucleo principale di persone. Poi c'è un certo numero di persone che invece proviene da ingegneria logistica della produzione, che di informatica non hanno fatto nulla, o quasi, nel senso che gli unici corsi di informatica in quel percorso sono fondamenti di informatica e base di dati, mentre invece nel percorso di organizzazione, ve lo sapete benissimo, avete tutto quel po' di moduli in più didattici. Io devo fare un corso che stia in piedi per entrambi. In più, che stia in piedi anche per persone che provengono da percorsi ancora diversi, no? E ce n'è una certa quantità. Adesso vediamo magari i grafici insieme, così ci ragioniamo. Questa è la parte facile, no? Perché osserviamo all'istante t uguale adesso. Se io devo osservarlo anche all'istante t andante, no? T per il futuro, io so che dall'anno prossimo questi corsi qui scompaiono e vengono sostituiti dai nuovi corsi di laurea della 270. No? Quest'anno è l'ultimo anno in cui si tiene il terzo anno della laurea in organizzazione e logistica, così come l'avete seguita voi. Dall'anno prossimo il terzo anno sarà nel nuovo ordinamento, in cui le materie sono ancora diverse. No? Tra l'altro, l'unico dettaglio che ci interessa, o che mi interessa, a voi spero non interessi più, è che il corso di sistemi informativi, quello, diciamo così, di Morisio, non c'è più, non ci sarà più, nel nuovo primo livello. Questo significa che non l'anno prossimo, perché l'anno prossimo qui ci saranno quelli che hanno seguito quest'anno, ma da tra 2 anni
questo corso deve cambiare. Il contenuto di questo corso in cui siamo adesso cambierà, dovrà cambiare, perché dovrà fare le cose che attualmente in parte facevamo riso di inquadramento generale. Quindi è un collage in cui io cerco di mettere insieme, a parte il fatto appunto che questo corso, col programma che vi descrivo oggi, durerà per 2 anni, poi dopo non so, perché bisogna capire qual è la preparazione dei nuovi studenti, ma a voi, come vi dicevo, non vi interessa perché vi togliete dai piedi ben prima dei 2 anni. I vincoli che abbiamo qui dentro è che l'unico corso in comune che avete di informatica è base di dati. Alcuni di voi di sistemi informativi non hanno visto nulla e quindi non posso prendere il contenuto del corso di sistemi informativi precedente, tanto per capirci, questo non posso prenderlo come prerequisito. In parte però la maggior parte l'ha già fatto questo corso, quindi non posso neanche stare a ripetere cose che sapete già, no? Quindi devo costruire degli argomenti, cioè dobbiamo lavorare sugli argomenti nuovi che non abbiano troppe propedeutività rispetto al corso di sistemi informativi e che non abbiano assolutamente le sovrapposizioni, perché raccontare le cose 2 volte non ci piace. Allora, per trovare soluzione a questo rebus, la scelta che abbiamo fatto e che spero condividiate, e direi che dalle principali risposte, no, che ho ottenuto sul questionario che vi ho lanciato nel weekend, sembra di sì, l'idea è quella di muoverci sull'aggiornamento, cioè su quali sono, tra virgolette, nuove tendenze, no, nel campo dei sistemi informativi e in particolare i sistemi informativi basati su internet, basati sulle tecnologie web. Fa un po' ridere dire le tecnologie basate su internet che siano le nuove tendenze, sono cose che usiamo tutti dal mattino alla sera, ma le usiamo molto spesso per uso personale, no, come utenti finali. Se andate a vedere, mettere il naso in azienda e qual è il livello, no, di tecnologie, il livello di sofisticazione delle interfacce di accesso o dei sistemi informativi, sembra di tornare indietro di qualche anno, non sembra, no? Effettivamente le tecnologie sono ancora un po' indietro in ambito aziendale, dipende, varia molto di realtà in realtà, no? Allora, quello che vorrei approfondire in questo corso è proprio questo tema, capire quali sono, no, le tecnologie web di tipo avanzato, e buona parte di voi ha già fatto un corso, no, in cui con il professor Lioi facevate primi rudimenti, diciamo così, della costruzione dei siti web. Adesso noi chiaramente riprenderemo queste cose, ma cercheremo di portarle a livello enterprise, no? Qual è cercare di apprezzare la differenza tra fare il sito web con le ricette di cucina della zia o della nonna, in cui se funziona va bene, se non funziona va bene lo stesso, tanto è, rispetto invece a un servizio enterprise che deve avere certi livelli di complessità e livelli soprattutto di affidabilità garantiti. Io sono stato spinto in questa scelta, beh, sia per il fatto che ho sempre lavorato proprio sulle tecnologie web come ricerca, quindi mi trovo a mio agio in queste tematiche, ma soprattutto anche da ciò che c'è scritto su questo libro, no? Di cui ho scannerizzato una pagina, perché il libro è scritto nel 2010 e mi dice: i sistemi di business sono ancora poco sviluppati rispetto alle loro potenzialità applicative, la riga sottolineata in rosso, e più avanti mi dice: i Web Information Systems, WIS, rappresentano un fenomeno ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, cose che veramente fanno rizzare i capelli. Dici, ma come, nel 2010 state dicendo che i sistemi informativi basati sul web sono una cosa iniziale, stiamo lì a vedere, non siamo sicuri se funziona, non ha ancora un buon livello di penetrazione? Allora, in parte questo è falso, no? In parte questo mi sembra la tipica frase rimasta dalle versioni precedenti del libro che non è stata aggiornata di recente, no? E in parte purtroppo è vero, no? Proprio perché c'è una resistenza, ma dovuta anche al costo del cambiamento, una resistenza all'introdurre, no, nuove tecnologie. Se voi andate, facciamo un esempio molto pratico, se voi andate in banca o alla posta e vedete che cosa fa l'impiegato di fronte a voi quando vi serve, non usa
le tecnologie internet. C'ha un programma fatto in Windows che gli permette di schiacciare i tasti quando non aprono ancora delle finestre vecchie di terminale sui vecchi terminali bancari, sui vecchi mainframe bancari, e in cui dà dei comandi astrusi, senza beneficiare minimamente di tutta la evoluzione che c'è stata nell'interfaccia utente, nella tecnologia, nelle facilità d'accesso, eccetera. Quindi per assurdo è più facile, più moderno, più recente l'interfaccia web che avete voi da casa per fare l'home banking, per fare il bonifico, che non l'interfaccia che ha l'impiegato che, se andate in banca al costo di troppi euro, vi fa la stessa operazione, perché si va avanti a velocità diverse. Cerchiamo di capire quali sono i motivi, perché molto spesso le aziende, se non fanno una cosa, un motivo c'è, e quali sono le tecnologie, quindi approfondire un po' meglio quali sono le soluzioni, le tecnologie che ci possono aiutare. Questo è un po' il tema di sfondo del corso, quindi è un corso di carattere più tecnico, più tecnologico, in cui c'è anche una parte, cercherò di mettere anche una parte più di organizzazione, di motivazione, di modelli, ma io sono un informatico, è inutile che faccia finta di fare il gestionale, quindi cercherò di giocare insieme a voi, tra virgolette, perché poi c'è l'esame, ma diciamo sporcarci le mani, costruire qualche cosa, capire quali sono le tecnologie con cui queste cose si costruiscono e quali sono i metodi con cui si vanno a progettare e a realizzare sistemi di questo genere, concentrandoci su una parola che ripeterò 200 volte, che è integrazione, perché il vero problema è che il sito di ricette della nonna o della zia va bene che non ha requisiti di affidabilità, ma soprattutto parto da zero a costruirlo. E ogni volta che posso partire da zero, ho carta bianca, ho libertà nelle mie scelte progettuali. Ma ogni volta che invece vado a toccare un sistema enterprise, vuol dire che l'azienda non è nata oggi, è nata magari 5, 10, 20 anni fa. E quindi tutto ciò che faccio si deve conciliare, si deve inserire in un contesto di sistemi che già esistono, e ci devo parlare in qualche modo, e ci devo scambiare dati in qualche modo. Sistemi che già esistono e magari non li posso toccare, perché magari non c'è più nessuno su questo pianeta che è in grado di toccarli, perché sono stati scritti 30 anni fa da un programmatore in COBOL che adesso si sta godendo la pensione da qualche parte. È la realtà. Quindi in qualche modo però non posso neppure, dal punto di vista economico, assumermi il rischio di dire: beh, quella roba lì la butto via e me la rifaccio, perché adesso le tecnologie sono cambiate, costerebbe troppo e il rischio sarebbe troppo elevato. Se poi non funziona, tutto sommato un sistema che funziona ha dentro nascosti le soluzioni a 50.000 piccoli problemi che sono stati incontrati e risolti durante la vita di quel prodotto. Se lo butto via, ne metto uno nuovo e devo ricominciare da capo. Chi si assume a livello aziendale la responsabilità di una scelta di quel genere? E quindi cercheremo di apprezzare anche un pochino i salti mortali che si fanno per riuscire a fornire delle fruibilità moderne e su web, su internet, rispetto a sistemi in cui il 90% o no, il 70% è ancora fatto di strumenti obsoleti. Ma su questo ci ritorniamo ovviamente nel corso, solo per accennare qual è uno dei problemi reali. Qui io ho semplicemente provato a riassumere il programma del corso, quindi la pagina della guida della studente disegnata come Tech Cloud, quindi con le frequenze delle varie parole che compaiono, e dà un po' l'idea. Vabbè, sistemi informativi è scritto grosso, si vede che l'ho scritto tante volte, non sapevo cosa scrivere, e gli altri termini, vedete che integrazione è forse la parola successiva, progettazione, programmazione, sono un po' i temi intorno a cui lavoriamo. Questi sono i temi, sono di che cosa ci vogliamo occupare. Quindi lavoriamo sulla integrazione, lavoriamo sui requisiti, ma per farlo, vi dicevo, affrontiamo le tecnologie. Non possiamo parlarne sempre in terza persona, in quarta persona, ah sì, le tecnologie, lo sviluppo, il sistema informativo, eccetera, senza mai sapere di che cosa stiamo parlando. No? Libri in cui vanno avanti, che tra l'altro questo libro è ancora ben fatto, 500 e più pagine,
senza però avere un esempio concreto, no, di una funzionalità, di uno strumento, senza neanche darci la possibilità di capire, sì, ma quella funzione, quel prodotto, quanto costa? Un anno di lavoro, un'ora di lavoro o 10 anni di un team di progetto? Per capire queste cose uno può fidarsi di quello che ti scrivono oppure può farsi del male, no? Io sono della filosofia che se uno un pochino si fa male riesce anche a capire meglio quelli che si fanno male sul serio, cioè nel senso di provare a fare le cose. Quindi la mia idea è lavoriamo su questi temi, questo è l'obiettivo, sistemi aziendali basati su tecnologie internet e in particolare che risolvono il problema di integrazione con sistemi esistenti. Belle parole, queste parole si declinano in una serie di tecnologie che permettono la costruzione di questi sistemi e la loro fruibilità su internet e la loro integrazione con altri sistemi dello stesso tipo, di altre aziende, sistemi legacy precedenti e così via. E quindi questo tema del corso si va a declinare in una serie di tecnologie che, se non sbaglio, ho riassunto in un'altra figura che arriva, dove questa volta le sigle che sono qui sono i contenuti effettivi che andremo a trattare. Web è scritto grosso anche qua perché è scontato. Tra l'altro questo si dovrebbe, questo, diciamo, vogliamo, contenuto si dovrebbe legare abbastanza bene al corso di sistemi informativi precedente, dove ho visto che il tema dei sistemi informativi su web è stato trattato solamente come ultimo capitolo e tutto sommato in modo molto, giudicandolo, insomma, dalle slide che ci sono sul sito, è abbastanza sbrigativo, nel senso che è stato dato un cenno, adesso qui riprendiamo il tema e lo approfondiamo. Integrazione di un'altra parolona, l'architettura ovviamente, sono quali sono, no? I blocchi funzionali, e poi le altre sigle più piccole sono i vari linguaggetti, i vari standardini, le varie tecnicuzze, uso diminutivi per non spaventarci ancora, che dovremmo utilizzare e imparare poco a poco durante il corso. L'approccio che vorrei dare è quello di, innanzitutto cercare un attimo di condividere le motivazioni, no? Perché trattiamo certi temi, perché in azienda sono importanti certi temi. Poi, come dicevo, entrare nelle tecnologie, entrare nel senso di capirle, ma nel senso anche di provare a utilizzarle. È chiaro che noi lavoreremo in miniatura, no? Dei piccoli esempi, dei piccoli esercizi, ma in cui cercheremo di capire o di proiettare ciò che facciamo su cosa succederebbe se il problema fosse 1000 volte più grande. Quali sarebbero le difficoltà? Non abbiamo molto tempo, ma cercheremo anche di, perché in realtà è un lavoro che porta via parecchio tempo per ciascun prodotto, ma cercheremo anche di darvi qualche flash e magari anche qualche esperienza pratica con alcuni prodotti, sistemi informativi aziendali basati su web, che sono comunemente utilizzati. Ovviamente prenderemo prodotti dal mondo open source perché sono più facili da installare, provare, metterci le mani sopra, eccetera, no? Per un pochino anche avere in alcune nicchie particolari, avere un'esperienza di prima mano. Va bene, io ho provato a fare l'esempietto che mi fa per finta, no? un'operazione di acquisto o vendita, ecco, vediamo invece un sistema reale quali altre funzionalità in più ha, e quindi posso cominciare a capire qual è, no, la differenze di difficoltà insita in quel sistema. E proverò anche a invitare qualche conoscente essenzialmente che lavori su questo campo, che magari lavorino su dei prodotti, a venire un pochino a raccontare il dietro le quinte. Ecco, la difficoltà è quella di trovare chi ti viene a raccontare come è fatto il prodotto, non chi ti viene a fare il discorso di marketing per vendertelo, no? Quindi non è facilissimo trovare la persona giusta che abbia voglia di venire, ma no, cercheremo almeno qualche nome, ce l'ho in testa, adesso comincio a disturbarli per cercare di condividere anche con voi queste cose, che, visto che siete poi abbastanza vicini, poi andare a mettere piede in azienda, almeno sentire i ragionamenti che arrivano da quel lato, piuttosto che non quelli che io vi riporto di seconda mano, sicuramente può essere utile.
Quindi questo è un pochino il lavoro che faremo. Il primo e l'ultimo punto saranno quasi sempre, no, tendenzialmente appoggiati il giovedì mattina, perché sono gli argomenti che più, in cui saremo in aula 7T, e quindi sono gli argomenti che più si prestano a essere trattati in aula, mentre gli altri punti che hanno una componente pratica li porteremo avanti il martedì e il mercoledì, no, in là, che nei tre slot orari che abbiamo qua in laboratorio. Vabbè, non sto forse qui, queste slide ci sono sul sito, a elencarvi queste tecnologie, ma piuttosto spenderei un attimo di tempo a guardare con voi le risposte che mi avete dato a livello molto molto rapido, ma anche per commentare alcune di esse, no, in vista dell'organizzazione del corso. Allora, il tema principale che è emerso da questo sondaggio è che buona parte di voi avrà difficoltà a seguire le lezioni, no? E per questo ho provato a agganciarmi questa cosa qui, mi fa un po' Borg con tutti questi fili attaccati, per provare a vedere se riesce bene la registrazione della lezione. Quindi in teoria adesso sto registrando lo schermo e la voce, poi provo a vedere se è rimasto qualcosa, se si sente, se la cosa è fattibile, magari possiamo utilizzarla come metodo di lavoro per chi non può frequentare. Mi raccomando, evitate gli spezzoni su YouTube o cose varie, perché se no uno non riesce neanche più a fare la battuta se sa di essere controllato. Comunque, vediamo se funziona. Se funziona la possiamo usare come strumento anche per agevolare fino a un certo punto chi non può seguire. Dico fino a un certo punto perché poi andarsi a riguardare queste cose la sera da soli, stanchi, è un impegno, ecco, però non indifferente. Però è meglio che niente, insomma. Se ci sono gli strumenti, proviamo a utilizzarli. Ok, allora, vabbè, le domande era da dove arrivate, dove andate, un fiorino, il 68% arriva da organizzazione di impresa, il 7% arriva da logistica e produzione, 7% vuol dire 3 persone, tra quelli che hanno risposto ovviamente, e poi c'è una grossa fetta di persone che hanno risposto altro, perché arrivano da ingegneria informatica, ingegneria fisica e o da altre università, non il Politecnico. Quindi una fetta abbastanza notevole, un quarto del corso che non ha il curriculum, il background della, vabbè, togliamo quei 2 o 3 informatici che non dovrebbero avere problemi, non ha però, diciamo così, il background di corsi che ha fatto invece la maggior parte del corso, quindi in qualche modo bisogna tenere conto. Io faccio i miei migliori auguri a chi ha risposto non so sulla di trovare la sua strada un giorno. E poi c'è questo meccanismo perverso dell'anticipo, che sa tanto di partite di calcio, per cui voi siete iscritti al terzo anno, dovete ancora spupazzarvi il tirocinio e la laurea e queste cose qua, ma nel frattempo vi rifilano i corsi della magistrale, che va bene per non perdere il semestre o l'anno, però effettivamente crea un attimo di sfasamento mentale, non sa più che cosa sta facendo, e questo è un problema comune, nel senso, di persone veramente iscritte alla magistrale ce ne sono 39% sul totale, no? Quindi la maggior parte invece sono persone ancora nel limbo di transizione. Adesso c'è una sessione di laurea, magari ve ne andate adesso, però ci sono questi tirocini che ve la stanno facendo tirare in lunga, e vabbè, e questo è l'organizzazione didattica, non ci possiamo fare molto.
E poi ci sono le varie domande su cui, beh, non entro appunto troppo in dettaglio su ciascuna di esse, ma così almeno ci conosciamo, no? Adesso, tra le mail che mi avete scritto e questo questionario, un pochino di più, no, ci si riesce a comprendere, su quelle che sono le cose già, che già conoscete, no? Queste domande un pochino su quanto ti senti in accordo con questa affermazione. Sul discorso dell'XML è abbastanza condiviso da quasi tutti, tranne che ci sono, diciamo, un per nulla e un poco da parte di alcuni, quindi merita un rapidissimo richiamo, ma rapidissimo perché poi non sono cose molto complesse. Per quanto riguarda invece, quindi vuol dire che nei corsi precedenti l'XML l'avete fatto, ve l'hanno fatto come si faceva 10 anni fa facendo l'XML e il DTD. Se andate a vedere oggi nelle applicazioni web, il DTD non viene più utilizzato, è già stato soppiantato da questo XSD che a quanto pare non conoscete ancora, e è alla base per costruire tutti i web service e l'interoperabilità tra le varie applicazioni, quindi è una cosa noiosa, ma ce la dovremo vedere, che è poi uno standard di definizione dello schema dell'XML. Quindi questo è chiaramente un argomento nuovo per tutti, così come i web service. È una cosa, mi sono molto no, ma relativamente stupito del fatto che molti non dicano di non aver conoscenza di su che cosa sia un web service, no? Perché magari non lo sa fare, non lo sa programmare, questo è ovvio, ma avevo quasi la percezione che, visto che è uno strumento, diciamo, di lavoro normale in azienda, fosse più diffuso almeno a livello di conoscenza informale. Evidentemente così non è, e quindi una parte, diciamo un terzo del corso, sarà proprio sulle tecnologie di integrazione tra servizi, no, di aziende diverse, che si basano proprio su questa tecnologia dei web service, dei servizi web. L'altra cosa che si impara analizzando queste statistiche è che i diagrammi a torta non bisogna usarli mai, perché non si capisce niente. Quindi se dovete mai fare un grafico, non mettete un diagramma a torta; se dovete metterlo proprio per forza, non mettetelo in 3D, perché è impossibile confrontare gli angoli in prospettiva per capire se una fetta è più grande dell'altra; e se per caso proprio dovete metterlo in 2D, non in 3D, fate in modo che le stesse fette abbiano sempre gli stessi colori, perché la fetta del molto qui è gialla, e in quello sotto invece, no, adesso ne ho beccati alcuni che casualmente hanno gli stessi colori, ma se no hanno colori diversi. Allora, questo sembra un po' una battuta, ma in realtà una componente grossa, che purtroppo non avremo tempo di trattare se non con un accenno in questo corso, è quella relativa all'usabilità delle interfacce. Perché vedete in giro tante cose, ma tante cose che nel momento in cui cominciate a usarle vi prende male. Infatti qua è molto bello da vedere a prima vista, ma poi per capirci qualche cosa uno deve andare a vedere i numerini qua, tra parentesi. La torta non interessa niente, perché poi qua c'è una percentuale, ma poi c'è il colore, dove il colore a che cosa corrisponde, non è assolutamente, non comunica l'informazione. Poi, questa domanda: sono in grado di programmare una pagina web in PHP, SP o altro linguaggio? Allora, qui c'è un nucleo di 4, 5, 6 persone che sono digiune di tecnologie web, e questo ritorna in tutte le domande successive. E poi invece c'è una grossa fetta di persone che, con livelli di confidenza diversi, invece dice: va bene, io queste cose le ho fatte, se dovessi metterci le mani sopra me la saprei cavare, no? Quindi in qualche modo magari cercheremo di partire, no? ripartendo quasi dall'inizio, ma andando molto veloce sulla parte iniziale, sulla parte semplice. Quindi di fatto le prime settimana e mezza, due settimane, fare il riassunto di quello che avete visto nel corso di tecnologie per il commercio elettronico. Chi non ha mai visto nulla, chiaramente in questa fase qui dovrà, diciamo così, faticare, impegnarsi un pochino di più, al limite si fa riconoscere, e cerchiamo di dargli qualche materiale, qualche supporto in più. Però per il resto non sembra un problema. Dite che non sia un problema neppure creare un sito che interagisce con un database, e questo va bene.
scritta. Questa domanda sull'open source era più che altro per capire se trattare o no l'argomento, in vista poi di quelli che verranno a raccontarci i loro modelli di business dei sistemi informativi, perché esistono i modelli di business soprattutto su internet che sono basati proprio sulla disponibilità del codice sorgente gratis, anziché vendere il prodotto in scatola che ne devo vendere tanti e fatti tutti uguali. Invece magari qualche cosa riusciremo a parlare in vista di qualche testimonianza che ho già in mente. L'altra cosa che mi ha stupito è che la sigla web 2.0, che se aprite tutti i giornali compare una pagina sì, una pagina no, la maggior parte mi ha detto conosco poco cosa voglia dire. È sintomatico perché in realtà siamo in un periodo in cui le parole chiave circolano, ma poi se fermi una persona e gli chiedi che cosa vuol dire, molte volte o è uno che improvvisa sul momento, oppure tante volte in realtà non sappiamo di ciò di cui stiamo parlando, ciò di cui si parla in giro in generale. Noi ci occuperemo di questo perché è una delle tecniche di integrazione, no? Per integrare dentro un sito parti che provengono in realtà da pezzi di siti diversi, da fonti informative diverse e così via. È la visione tecnologica di quello che si chiama Web 2.0, quindi sicuramente lo affronteremo e spero che... Il linguaggio JavaScript è noto ai più, anche se forse non benissimo, c'è una preponderanza di moderatamente che vuol dire, ma sai, se proprio devo dire sì o no dico sì, ma dentro di me mi sento no, ma comunque andremo a riprendere. Noi, ecco, una parentesi, una cosa che non ho detto prima, l'interesse di questo corso non è stressarvi dal punto di vista della programmazione o fare cose complicatissime. Cercheremo di prendere il minimo della complessità possibile per mettere insieme il tutto. Il problema vero è quello dell'architettura. Ci sono tanti pezzi, linguaggi, tecnologie che devono essere messi insieme, incastrati per fare qualcosa di funzionante, anche questo è il livello di complessità. Poi ciascuno di questi linguaggi in sé può diventare più o meno complesso, più o meno articolato, e ci può essere più o meno maghi a utilizzarlo. Noi cercheremo di prendere le cose calme e semplici, però purtroppo c'è una varietà di pezzettini diversi che vanno incastrati nel modo giusto. Quindi non spaventarsi sulla difficoltà della programmazione, ma come avrete visto magari quando facevate siti web era più facile che non passare l'esame di fondamenti di informatica al primo anno, perché là era programmazione diciamo quasi pura, mentre lì di fatto, e come vedremo qui, ci sono degli schemi che si ripetono molto di più e quindi la parte algoritmica viene un po' meno purtroppo per me, perché mi piace. Tecnologia Ajax è anche la tecnologia interattiva su cui si basano tutti i siti moderni, tutti. Nel momento in cui spostate il mouse si apre la finestrella in qualunque sito di questa terra, anche questa sembra per nulla o molto poco nota, magari non era noto il nome, per carità, ma sicuramente la usate anche qui decine di volte al giorno. Idem per il mashup, che in realtà è l'integrazione di applicazioni usando Ajax. Su questo vi siete un pochino spaccati, ma non mi importa. Conosco le sigle CRM, MRP, SCS, va bene, di fatto era il contenuto del corso vecchio. Quindi qualcuno qua mi sta dicendo, sì, ma io quel corso non l'ho seguito. Qualcun altro mi sta dicendo, non ho per le scatole, l'ho già seguito. Qualcun altro mi sta dicendo, ma l'avevo seguito, non mi ricordo niente. Oppure non avevo capito niente. E va bene, tanto abbiamo detto che queste cose non le ripetiamo, magari le citerò di contesto, magari quando verrà qualcuno a parlare, che ne so, di qualcuno che ha fatto un ERP open source, magari andiamo a ricordarci un attimo che cosa vuol dire ERP, ma non è quella una forte, no, propedeuticità per il corso. Dal punto di vista degli strumenti noi useremo Eclipse, con cui vi trovate praticamente tutti o quasi tutti abbastanza a vostro agio. Poi chiaro, come sempre cercheremo di partire morbido, le prime volte fare cose insieme a partire dall'installazione domani. Vi sentite moderatamente a vostro agio con il linguaggio Java e questo sarà una leva, no, di differenza rispetto
alle applicazioni web che avete fatto il terzo anno, dove si usava un ambiente di produzione non realistico, troppo semplificato, no? Il fatto di avere Internet Information Server con JScript come linguaggio non si usa, non è scalabile, non è assolutamente compatibile con le architetture di tipo enterprise, dove invece soluzioni più robuste, Java oppure sta cercando di prendere piede anche .NET, invece sono più ben viste perché hanno la possibilità di crescere molto di più, no? In qualità e in quantità di operazioni. Quindi noi andremo a il lavoro delle prime settimane sarà anche quello di andare a rileggere quello che già sapete sulle applicazioni web, ma fatto nel framework Java, che permette di strutturare molto meglio, un pochino anche più difficile da apprendere, i concetti di base li avete già, bisogna rileggerli nel nuovo framework. Ma nessuno qua si spaventa della parola Java e quindi va bene. Ho già utilizzato i sistemi informativi in azienda, quasi nessuno, o meglio la maggior parte dice di no, o quasi niente. Non so come interpretare questa risposta, nel senso che o le aziende presso cui avete fatto, state facendo il tirocinio, effettivamente dal punto di vista del sistema informativo sono a zero, oppure hanno qualcosa ma magari non viene percepito come ah, ma quello è il sistema informativo, no? Pensavo che fosse lo schermo dove carichi le fatture. Quindi non so quale delle due interpretazioni dare, ma sicuramente è un elemento in cui voi quando andrete a lavorare in azienda potrete portare un pochino di cultura in più. Una parte del corso che è un po' slegata dal resto, ma mi sembrava importante, che vorrei riuscire a trattare, è quella dei sistemi informativi legati alla gestione della conoscenza, che sono una tipologia di sistemi informativi, che però non sono state trattate nel corso precedente, quindi mi sembra giusto completare questo, e in più è una tipologia che sta crescendo, no? Perché tutto sommato il controllo della produzione quello è. No? La gestione della conoscenza invece è tutte le nuove aziende, no? Che lavorano nell'economia della conoscenza, appunto, si dotano di strumenti nuovi che sono più basati sulla rappresentazione, ricerca, classificazione, eccetera, di informazione o di conoscenza. Quindi una parentesi, la dedicheremo a questi temi che dalle vostre risposte sono non ancora noti. Poi altre cose interessanti quali sono? Questa domanda non mi spaventa dover programmare un po', purtroppo era ambigua perché c'era una tripla negazione, quindi uno si perdeva nel sapere se l'1, il 5 era il basso o l'alto, ma quella dopo è abbastanza chiara, del tipo non vedo l'ora di programmare, ve ne pentirete, ma in buona parte avete risposto in modo affermativo. E vediamo se qualche cos'altro. Sull'esame parliamo dopo. Il discorso delle aziende mi sembrava gradita. Il discorso sulle lezioni in aula l'abbiamo già detto prima. Ecco, quella domanda provocatoria sul libro di testo l'ho messa perché devo dirvi che non esiste. Nel senso che il tipo di argomenti, no, di cui abbiamo parlato finora sono cose che ogni anno un pochino qualcosa cambia. E in più si tratta anche molto spesso di andare ad annusare o affrontare certe tendenze, cose che in ambito consumer ci sono già, in ambito enterprise potrebbero entrare. I libri di testo che parlano di queste cose ne parlano in modo estremamente fumoso, sociologico o manageriale, cose di questo genere, ma non ti vanno poi a spiegare in realtà di che cosa si tratta. Quindi i libri di testo da un lato sul tema, no, che cerchiamo di sviluppare nel corso non ce ne sono di adatti. Sulle singole tecnologie ce ne sono tonnellate, no? Se andate a prendere quella slide là con la cloud delle varie tecnologie, per ciascuna di queste tecnologie è facile trovare il libro da 1000 pagine, però non è neanche proponibile, come dicevo, diventare esperti di ciascuna di queste sigle, cercheremo di farlo col contagocce. Quindi un pochino cercheremo di sopperire dandovi delle indicazioni, dei link, facendo qualcosa insieme, cercando di
digerire un pochino questi vari contenuti. Quindi purtroppo il libro di testo, alcuni argomenti magari riesco a prenderli da questo libro, altri magari da altri, però non posso neanche proporvi, guardate che ci sono 10 libri diversi da cui prendo un pezzo oppure l'altro, perché altrimenti mi mandate il conto della libreria. E quindi vi daremo indicazioni via via. Dopodiché, per quanto riguarda le note personali, ne sono state parecchie, molte sul tema dell'orario. Vabbè, ma niente che valga la pena di commentare insieme. L'altra cosa che già sapete, visto che già ho il browser aperto, è che c'è questa pagina su questo sito Light in cui raccogliamo tutte le informazioni e tutto il materiale su cui lavoriamo. Quindi c'è una parte di avvisi in cui in ordine cronologico inverso, via via, se devo dare delle comunicazioni le metto qua, se sono cose importanti vi mando anche la mail dal portale, ma altrimenti le cose più normali, le informazioni più normali vengono pubblicate qua. Il programma è la copia della guida dello studente, su introduzione avete qualche informazione di base, tra cui l'orario di ricevimento e l'orario delle lezioni, e poi la parte interessante è questa del materiale. La parte del materiale, via via andrò ad aggiungere le slide che utilizziamo, i testi degli esercizi, quando ci siano eventualmente anche le soluzioni degli esercizi, insomma tutto il materiale che passa in aula, visto che alla fine passa sempre tutto da un PC, andrà a finire lì sopra. Io ho già cominciato a caricarci ciò che avevo di pronto, che proviene da magari corsi precedenti, altri corsi che faccio, che fanno alcuni colleghi, e ho già cominciato a caricare ciò che era pertinente. Allora, questi sono materiali, questo che ho indicato qua come materiale integrativo, sono argomenti che tenderei forse a non trattare qua, perché avete già trattato in passato, lo lascio qui come riferimento se qualcuno deve ripassarsi o andarsene a vedere. Salvo poi constatare che magari c'è un argomento puntuale che vi manca, allora andiamo a vederlo o sulle slide oppure facendo un'esercitazione mirata. Mentre invece la parte sopra, lucidi delle lezioni, sono, diciamo così, le cose nuove che sviluppiamo durante il corso. In questo riquadro grigio ci sono degli argomenti che sono sovrapposti a quelli che tratteremo, ma queste slide specifiche che sono linkate qui o non mi piacciono, non sono adatte, o sono da aggiornare, o devo ancora decidere se sono da aggiornare. No, per cui io le ho messe perché comunque c'erano, non aveva senso non metterle, però ve l'ho indicato del tipo non state a sprecare eventualmente la carta su queste, perché voi magari, o se le volete stampare, perché magari cambiano. Quindi quando cambiano vuol dire che poi questa parte qua, da qua sotto, viene, quando viene portata sopra nella parte bianca, al di fuori da questo riquadro, vuol dire che è definitiva. E quindi se lo volete stampare, oltre che scaricare, lo potete fare. Ok? Quindi questa è un po' la logica di questo riquadro. Così non vi lamentate che se non c'è il libro di testo non avete materiale, ne avete fin troppo. L'altra cosa, questi link ne parleremo meglio domani quando vedremo i tool che si utilizzeranno nella parte pratica di laboratorio. Ecco, l'altro strumento che ritengo utile è questa etichetta registro, in cui teniamo traccia delle lezioni. Quindi noi cerchiamo di guardare un pochino avanti su quello che faremo nelle varie lezioni e cerchiamo di scriverlo qua, già con l'orario, insomma. Questo per me è comodo perché alla fine del corso ho già il registro pronto, solo da stampare e consegnare al preside, ma è uno strumento che trovo utile, visto che anche la difficoltà di frequenza per molti, riuscire un attimo. Allora, io questo è una finestra su quello che pensiamo di fare, ok? E aggiorniamo. Non prendetelo come una promessa o un contratto, nel senso che poi magari quel giorno lì abbiamo capito che dobbiamo cambiare argomento, lo cambiamo. E poi lo modificheremo, però diciamo così, per buona parte, e per quello che non ho riempito fino in fondo, nel senso che io poi ho un file in cui vado più avanti ma non ho ancora pubblicato perché devo un attimo vedere come sistemiamo le cose.
Se poi funziona questo meccanismo di registrazione, qua metterò poi anche il link alle varie lezioni da scaricare, un'ora e mezza per un'ora e mezza. Così vale anche per chi, chiaramente a posteriori è molto più affidabile che a priori, nel senso che dopo la lezione, andiamo, se abbiamo fatto qualcosa di diverso, andiamo a aggiornare questo, e quindi chi non è potuto venire sa che cosa è stato fatto. Adesso da un po' di tempo che uso questo metodo nei vari corsi, lo trovo molto utile sia per voi che per me. Mi cancella quella parte di mail del tipo ma io l'altro ieri non sono riuscito a seguire, mi può dire che cosa ha fatto? Così siamo tutti più contenti perché avete la risposta prima ancora di fare la domanda. Quindi questa è una paginetta semplice, no? Che è di fatto lo strumento di comunicazione. Io non uso il portale della didattica se non per mandarvi le mail, scelta mia, uno perché a volte è macchinoso, poco flessibile, e due perché ritengo più utile che il materiale sia disponibile a tutti indipendentemente dall'iscrizione al Politecnico. E quindi il portale è un oggetto protetto, per cui quelle slide, il materiale che caricherei lì sopra non sarebbe visibile se non a voi, i miei studenti, la cosa non mi piace tanto. E allora preferisco pubblicarlo in un sito non protetto. Ok. Tornando. Vabbè, questo è il link al sito, ma l'avete già tutti trovato. Questo, vabbè, è l'orario che conoscete bene, come vi dicevo, la parte al giovedì mattina la useremo soprattutto per l'introduzione ai nuovi argomenti, le parti più teoriche, perché non siamo in laboratorio. Tendenzialmente la seconda metà del mercoledì, visto che i due sono blocchi orari consecutivi, tendono ad essere più pedanti, nella seconda parte faremo l'attività, diciamo, di laboratorio, in cui lavorerete di più voi, no? Poi un testo, un esercizio, poi lo si fa magari passo passo, insieme, no? Mentre il resto delle ore le useremo per introdurre, ad esempio già da domani inizieremo così, le prime due ore verrò io e farò un esempio di, no, sito minimale, l'Hello World, diciamo così, con la tecnologia GSP per introdurre i concetti, poi nelle ore successive verrà Dario Bonino, che è il mio collaboratore che segue questo corso, a fare insieme a voi, partire dalla fase di installazione, di scrittura, eccetera. Le esercitazioni le verranno condotte a ritmo, a densità variabile, no? A grosso modo nella prima metà del corso vi daremo una serie di esercitazioni, di testi, di esercizi da fare qui, no? Da fare in laboratorio, e se non riuscite a fare il laboratorio da finire a casa. Pubblichiamo, definiamo un testo, così anche chi non riesce a seguire sa che il tema, no, diciamo così, del laboratorio di quelle settimane è arrivare al risultato di quello. La prima metà del corso, le esercitazioni dureranno 2 settimane, quindi un tema che cominciate domani e finite mercoledì prossimo. Nella seconda metà del corso, perché nel frattempo dobbiamo accumulare un po' di informazioni, un po' di conoscenze, e quindi faremo uno slot di laboratorio alla settimana e 3 di, diciamo così, cose nuove di lezione. Nella seconda metà del corso invece raddoppiano le ore di laboratorio e quindi avremo una esercitazione nuova alla settimana che avrà sempre le sue 3 ore, no? Ma però sono 3 ore nella stessa settimana e non un'ora nella settimana e non una cosa successiva. Quindi da metà corso in avanti ci sarà un'accelerazione anche nell'attività di laboratorio. E questo in parte serve anche per usare la prima metà del corso per recuperare quelli a cui mancano certi prerequisiti. Stiamo provando, no, a tenere conto delle esigenze di tutti. L'esame. Allora, io qui ho copiato ciò che c'era scritto sulla guida dello studente, ciò che ho scritto un anno fa, no, sul documentino che poi è andato a finire sulla guida dello studente. L'ho riletto e mi è piaciuto, nel senso che sono ancora d'accordo con ciò che avevo scritto. Anche dopo aver avuto i vostri feedback, i vostri questionari, le vostre mail che sono arrivate nel frattempo, eccetera. La prova d'esame è composta di 2 parti, una prova scritta e una verifica di laboratorio.
La prova scritta consisterà in un esercizio di progettazione di sistemi informativi distribuiti ed integrati utilizzando le metodologie e tecnologie apprese. E poi la verifica del laboratorio prevede l'analisi e la discussione individuale di un lavoro consistente nella realizzazione di alcune funzionalità nell'ambito dei sistemi informativi esistenti. La tesina proposta sarà strettamente correlata alle attività svolte durante le esercitazioni di laboratorio. Ciò che non c'è scritto qui e che non vi so ancora dire oggi, nel senso che ci stiamo meditando sulla base dei vostri feedback e mi piacerebbe anche vedervi al lavoro qualche ora, no? Per riuscire a capire, non c'è scritto quanti punti è la prima parte e quanti punti è la seconda. Se c'è 0,30 o 0,30,0 o 15,15 o 25,5. No? Questo è una cosa che ho volutamente lasciato non detta perché appunto questa cosa l'ho scritto un anno fa senza ancora avere idea di quanti studenti avrei avuto e di quale fosse il loro background. Quindi se non mi ammazzate, io riprenderei, diciamo così, il dettaglio delle modalità d'esame magari tra una settimana e mezza, quando avremo anche noi qualche feedback in più sulle vostre capacità oltre che sui vostri interessi. Ma in ogni caso questa cosa ci sarà sempre. Io vi dico il mio ideale. Il mio ideale sarebbe fare una parte teorica a crocette per un peso relativamente modesto sul compito complessivo e una parte di laboratorio pesante, più impegnativa, no? Su cui vi giocate la maggior parte del voto, e magari iniziare questa parte di laboratorio già durante le esercitazioni della seconda metà del corso, quindi fare qualcosa che si costruisce esercitazione dopo esercitazione, poi chiaramente richiede un lavoro aggiuntivo da parte vostra e poi si arriva a un prodotto. Però questo è un, secondo me, quello che permetterebbe di portarvi a casa la maggiore esperienza. Non è detto che sia facile da realizzare con così tante persone, e soprattutto una cosa di questo genere ha il difetto che se qualcuno a metà corso non riesce più a seguire, poi recuperarlo al di fuori del semestre, al di fuori delle lezioni, diventa molto difficile farlo ristudiare la materia o ripreparare l'esame in questo modo. Quindi dobbiamo trovare anche qua delle soluzioni di compromesso che permettano di tutelare tutti. Ma questo, come dicevo, se non c'è un'insurrezione per dire no, mi devi dire adesso i punti, ve li dico tra un po'. Va bene, queste facce le avete. La mia faccia l'avete già vista, questa è una foto di quando avevo i capelli. E Dario Bonino è la persona che vedrete domani mattina, se non l'avete ancora incontrata per altre occasioni. Domande? Dubbi? Proteste? A parte per il caldo? Dovrei mettermi a fare venditore allora. Niente, neanche dandovi tempo di pensare. Bene. Allora cominciamo a usare i prossimi 20 minuti per riprendere il tema dominante del corso. Adesso questa era una chiacchierata più che una lezione, quindi non facciamo neanche, non so se siete abituati a fare una pausa a metà dell'ora e mezza oppure no. Boh, vediamo, dipende un po' dagli argomenti, da quanto sono pesanti oppure meno. Allora, questo è per metà un richiamo e per metà una puntualizzazione, una condivisione di definizioni, terminologie e cose varie. Web Information Systems è il nome che questo libro dà, ma non è solo questo libro ovviamente, ha una tipologia di sistemi informativi.
è un nome infelice, già il nome sistemi informativi è di per sé infelice, perché la parola informativi vuol dire troppe cose, no? Quando uno non vuole impegnarsi usa una terminologia vaga, soprattutto la parola informativi è legata anche a informazione, no? Per cui alcuni, se andate a vedere alcuni testi, no? Cercate dei libri, vedete che alcuni parlano di sistemi informativi come sistemi per, che ne so, distribuire l'informazione, quindi vi parlano di editoria ad esempio, mentre invece noi lo usiamo in sistemi informativi in senso molto più enterprise, molto più aziendale, quindi sistemi che permettono di fare, di gestire, no? O di aiutare a gestire i processi aziendali. Quindi il termine sistemi informativi appunto è un po', no, fuorviante, sarebbero più i sistemi informatici aziendali, ma non sono solo i sistemi informatici, come vi ha raccontato sicuramente Maurizio, perché non è solamente la tecnologia, no? C'è tutto il processo, no? I processi che sono in azienda che si devono, e le informazioni gestite da questi processi che devono essere, diciamo così, adattati a essere utilizzati all'interno di un sistema informativo. Ma quando soggiungiamo una W davanti, parliamo di sistemi informativi web, Web Information Systems. E io leggo la definizione che ne dà il libro, pagina 93, non l'ho detto io, dice: sono i sistemi informativi nei quali succedono due cose. Uno, la comunicazione tra macchine e utenti avviene sulla rete internet pubblica o su una rete privata basata sugli standard internet. Due, l'accesso alle informazioni e ai servizi è supportato da programmi per la gestione dell'interfaccia utente noti come browser. Allora, sono due cose, a prima vista la stessa cosa. Visto come utenti consumer, sembra che dicano la stessa cosa, che il primo dice, ma sì, ma sono cose che funzionano grazie a internet. E dall'altra dice, sono cose che funzionano, che, a cui accedi attraverso un browser. In realtà non è per nulla la stessa cosa. Sembra a noi che, per cui l'uso predominante di internet al 98% è usare un browser per accedere a dei siti su cui facciamo delle cose. Ma internet non è solo ciò che fa girare l'HTTP che usa il browser, no? C'è molto di più. Noi quando vedremo ad esempio il web service vedremo proprio dei siti che si parlano tra di loro scambiandosi informazione attraverso internet, ma lì non c'è nessun browser, sono due, un server da una parte e un server dall'altra che decidono di scambiarsi dei dati. Il browser entra in gioco solamente quando c'è l'utente che deve in qualche modo interagire con la macchina o col sistema o con un insieme di sistemi. Questo è stato scritto, dicevo, nel 2010, forse quel capitolo un po' vecchiotto, noti come browser, lascia fuori tutto quello che è il mondo recente dell'accesso internet mediante dispositivi mobili, no? Smartphone, tablet, tutti questi oggettini qua che prosciugano i vostri portafogli, in cui la modalità di accesso è sempre attraverso internet, ma non è quasi mai attraverso un browser, perché è molto scomodo usare un browser web su un dispositivo mobile, ma attraverso le famose app. Che è un modo diverso, perché un'app non è una pagina web, non è un browser, ma comunica con i fornitori di informazione attraverso internet, in questo caso attraverso una connessione senza fili a internet, ma questo è un dettaglio. Quindi sono due livelli diversi e di nuovo cerchiamo di fare il salto, no? Di dire no, non stiamo parlando di fare il sito della nonna, stiamo cercando di sfruttare una tecnologia di scambio dati che è internet e una tecnologia di interazione utente che è il browser web o qualcosa anche di più moderno per costruire strumenti di gestione, no? Dei processi aziendali. L'altro commento che vorrei fare a questa definizione è: la comunicazione tra macchine e utenti è riduttivo, perché non è solo tra macchine e utenti, ma tra macchine e macchine anche. Tutta la parte di integrazione prevede che io mi collego al sito che mi vende i pennarelli, scelgo il pennarello e poi quel sito lì si collega col sito della
con un sito bancario per effettuare la transazione monetaria, e dopodiché si collega col sito di un corriere per far sì che l'oggetto mi venga spedito a casa, per fare un esempio semplice. Quindi in realtà ci sono molte, per ogni comunicazione che io faccio col sito, questo sito deve a sua volta relazionarsi con altri servizi, no? Con una comunicazione da macchina a macchina, non da uomo a macchina. Vabbè, questo, se vogliamo, è un piccolo difetto, no? Di scarsa lungimiranza di questa definizione. E l'altra cosa è, avviene sulla internet pubblica o su una rete privata basata sugli standard internet. Ma chi ce lo fa fare? Di basare una cosa su uno standard che è nato per una cosa diversa. Cioè, se internet è venuto tanto bene per casseggiare, perché lo dobbiamo usare anche per gestire transazioni finanziarie? Cioè, non è detto che tutto ciò che è adatto, che è riuscito bene in un contesto, allora possa essere usato con profitto, no? In un contesto diverso. Perché ci poniamo il problema? Ma perché i sistemi informativi non continuiamo a farli come li facevano 30 anni fa, scrivendo delle belle videate solo di caratteri in cui l'operatore si deve imparare a memoria i comandi, li batte lì, tanto fa solo quello tutto il giorno, li impara a memoria 30 comandi, anche se sono astrusi, anche se sono difficili da usare. Perché mai complicarsi la vita? Buona domanda. E infatti la risposta non c'è. Infatti alcuni dicono, infatti non mi vado a complicare la vita, quello c'è, funziona e continua a funzionare. Piuttosto li costruisco intorno, lo nascondo, lo seppellisco di cose belle colorate, ma sotto sotto continuo a lavorare in COBOL. COBOL, non so se lo conoscete, è uno dei primi linguaggi di programmazione che è nato per applicazioni gestionali. Dall'orticario a solo pensarci, per un informatico, però a oggi, a Torino, ci sono ancora qualche centinaio di persone che lavora in quel modo, dentro, in pancia alle società di consulenza che lavorano per banche, assicurazioni, grosse aziende, eccetera, eccetera. Perché funziona. Noi qua stiamo cercando di fare di più, di vedere se queste tecnologie possono essere utilizzate. Quali vantaggi potrebbero avere? Beh, un vantaggio c'è di sicuro, oltre a una maggior facilità d'uso. Ma la facilità d'uso è relativa, no? Nel senso che se devo fare un prodotto che va verso l'utente, deve essere carino, accattivante, no? Interattivo, bla bla bla. Ma se devo fare un oggetto in cui alla fine della giornata deve tener conto dei pezzi che ho prodotto, non mi interessa. Mi interessa solo che sia veloce inserire quel dato. Magari se non devo fare due clic, il mouse non ce l'ho neppure, ma c'è solo la tastiera, magari anche solo un tastierino numerico, va ancora meglio, perché tanto quello deve fare e nient'altro. Quindi non è detto che il web vada bene per tutto. E allora perché usare questo? Ma perché può dare dei grossi guadagni in termini di tempo di sviluppo e di consolidamento delle architetture informatiche. Se ciò che si è scoperto, grazie al grosso sviluppo delle tecnologie di internet, è che ciò che era nato con uno scopo, perché io non sto a farvi la storia di internet, no? Che era quello di pubblicare, di diffondere informazione scritta a mano, poi aggiungendo dei pezzettini è diventato uno strumento, o meglio, un insieme di strumenti con i quali è relativamente facile costruire applicazioni anche complesse. Relativamente facile, perché poi alla fine ci sono le persone che sappiano maneggiare tutti questi strumenti, tutti questi linguaggi. Però rispetto ad altre tecnologie è più facile. Evita il problema della distribuzione, dell'installazione del software, perché tu ti colleghi un sito e trovi sempre l'ultima versione, magari non funziona, ma è aggiornato automaticamente, non devo... Abbatte tutta una serie di costi. E in più applicazioni anche molto diverse tra di loro vengono costruite con lo stesso tipo di tecnologia. E questo è un vantaggio, perché le stesse persone, gli stessi consulenti o gli stessi programmatori possono riusare, diciamo così, le loro competenze nel costruire applicazioni anche in contesti molto diversi. In più, i blocchi
funzionali, i server, no? Le varie componenti di un'architettura, in molti casi si riusano in modo identico. Voi avete un DBMS, un server di database, un Oracle o un MySQL o quello che sia, quello lì va bene per qualunque tipo di applicazione, quasi. Non lo sa. Per cui voi avete un prodotto standard, che è il gestore di base di dati, che dentro ha 2 milioni di righe di codice, a cui ne aggiungete altre 35, non 35, magari 35.000 o 3.500 righe di codice vostre, per fargli fare la cosa che serve a voi. Ma il grosso del lavoro l'ha già fatto qualcun altro, è in quel blocco, in quello strumento. Idem la parte di interfaccia. Un server web, un server Apache, un server Tomcat che useremo noi, sono dei mostri, no? Software, ma sono loro, lo prendo, lo installo e lo uso, e poi ci vado a scrivere i miei linguaggi di scripting per far sì che si comporti come voglio io e che crei la pagina come voglio io. E il lato utente, il browser, le righe di codice, gli anni di sviluppo che ci sono stati dietro Firefox, Chrome, Internet Explorer, eccetera, li ha già messi qualcun altro. Io non devo pagare anni di sviluppo ulteriori per fare l'interfaccia grafica, i bottoncini, le icone, i campi di testo, eccetera. Uso quelli che ci sono già dentro il browser. Quindi riesco a sfrondare, a condividere molto degli sviluppi che sono stati fatti per scopi diversi, in campi diversi, ma che io in ambito enterprise posso trovare utile, ma come riduzione dei costi, come facilità di reperimento delle competenze necessarie, che è sempre molto critico, e quindi sembra una buona idea, a patto che non debba buttare via tutto e ricominciare da zero, perché il problema, come dico, lo ripeterò almeno 10 volte al giorno, non è tanto costruire, ma costruire integrandosi con ciò che già esisteva. Su questo il web non è stato pensato così fin dall'inizio, e quindi si vedono in giro, così come le applicazioni antecedenti di quelle scritte 30 anni fa. Ma giusto quest'anno, in questi mesi, si celebra il 30 anni dalla costruzione del primo personal computer, l'IBM PC, nel 1981, sono 30 anni fa. Quindi prima di allora non esisteva neanche il concetto di PC, della persona che individualmente si sedeva davanti al computer. Quindi immaginate i programmi che sono stati scritti a quell'epoca che girano ancora oggi, se mai avessero pensato, non esisteva, internet è venuto dopo, quindi strumenti che sono nati, pensati, cresciuti con filosofie totalmente diverse, adesso si devono parlare. Questo ha dato la vita a una serie di accrocchi più complicati possibili per far sì che la cosa stia insieme, no? Magari qualcosa ve lo accenno poi più avanti. Vabbè, allora noi parliamo di queste cose. Fare gestione di processi aziendali, perché poi quello è il sistema informativo. Quali processi aziendali? Dal marketing, la vendita, il supply chain, quindi forniture, la conoscenza, il bilancio, insomma, tutte quelle che conoscete voi molto meglio di me, gestirli attraverso tecnologie che siano copiate, rubate dalle tecnologie internet, che erano nate per internet, per una cosa diversa. Dove ci sono dei problemi, primo tra tutti è quello della sicurezza. Internet è nato, è stato pensato senza, per diffondere informazioni, quindi non c'era proprio neanche il concetto, dentro il protocollo HTTP non c'è neanche il concetto di password, l'hanno poi aggiunto dopo. E quindi un'azienda parte dal contrario, nel senso che guai se esce un angolino di un foglio di carta sull'informazione, o che qualcun altro possa infilarsi nei miei sistemi e vedere cosa sto facendo. E questo poi ha creato poi una serie di soluzioni anche a questo, che sono poi particolarizzate e specificate meglio negli anni. Però non è, per fare un esempio, non è scontato prendere uno strumento che funziona bene, ma è stato pensato in un campo, e cacciarlo forse in un campo diverso. Bisogna cacciarlo delicatamente e poi incollarlo nel modo giusto, aggiungendoci i pezzi che gli mancano. Vedremo, si fa tanto parlare di web service, ma il problema della sicurezza nei web server non è stato risolto ancora, dopo 10 anni che ne parlano.
è così, la gente lo usa, gli fa comodo e poi si accrocchia alle sue soluzioni per essere sicuro che il suo web service non venga chiamato da chi non deve, da chi non ha il diritto. Ma sempre di accrocchi, non di standard si sta parlando. È un termine tecnico che non so come definire. Andrei solo avanti, per questione di tempo vorrei solo farvi, poi questa parte la riprendo, commentarvi un attimo questa figura che poi riprendiamo con più calma, a pezzi. Io qui in questa figura ho provato a riassumere una versione semplificata, no, diciamo una versione minima, delle tecnologie che servono per costruire un sito web oggi. Non ho detto un sistema informativo aziendale, questo è ciò che ti serve per costruire il sito di ricette della nonna o della zia, non mi ricordo mai se era una o la zia. Poi c'è tutto ciò che manca, no? Per far sì che questo abbia le qualità necessarie in ambito aziendale. Allora, poi la commentiamo insieme, la analizziamo insieme. Ciò che spaventa già da subito, vabbè, riconosciamo alcune cose facili: l'utente, poi c'è internet, facile, c'è il browser, ci sono i browser, c'è l'HTML lassù e c'è un server con un database. A livello macro ci siamo. Per tenere insieme tutte queste cose, in ciascuno di questi tondini ho provato a scrivere il linguaggio di programmazione che si usa per ciascun singolo pezzo diverso. E in qualunque sito voi apriate oggi, ci sono tutti, ma anche siti molto semplici. Tutti questi tondini ci sono. Cioè, per riuscire a fare il sito della nonna mi serve imparare almeno, non dico 10, ma 8 linguaggi diversi. Vabbè, ovvio l'HTML, forse anche ovvio l'HTML, poi c'è il JavaScript, e poi ci sono i fogli di stile, e poi c'è il JSON, e poi c'è il DOM, eccetera, eccetera. Questo è ciò a cui facevo riferimento quando dicevo, sono tanti pezzettini di cui cercheremo di non andare in profondità, in complessità, in nessuno di questi, ma la complessità sta già nel metterli insieme, riuscire ad avere una visione chiara di che cosa sono, di che cosa fa ciascuno. Questo è facile, no? Perché non parla con nessuno. E c'è l'utente che parla con un server con internet in mezzo. Le cose cominciano a complicarsi quando questo server da solo non ce la fa e ha bisogno di avere informazioni o di mandare ordini ad altri server, oppure che la pagina che vede questo non proviene da un sito solo, ma proviene da vari pezzi di siti diversi. Ah, pensate la domanda che c'era nel questionario, ma sapresti prendere un sito che fai tu e metterci dentro una mappa di Google Maps? No? Dici sì, faccio lo screenshot della mappa e lo incollo come immagine. Non era quella ovviamente la soluzione, ma è fare in modo che ci sia dentro la pagina un po' di codice che gira, che ti arriva dal server di Google, un altro po' che gira sul tuo server e poi si parlino tra di loro, perché solo mettere lì vicino è facile che poi si ingrandisca, ma poi deve condividere e mettere i pippiolini nei posti che sono i risultati della ricerca dei tuoi fornitori, li pipiolina nella mappa di Google o cose del genere. No? E quindi le cose si complicano quando di queste figure non ce n'è una, ma ce ne sono 3, 4, 5, ciascuna fatta con tecnologia diversa, e poi tra di loro cominciano a parlarsi. Quello è il livello di complessità dovuto all'integrazione. Noi faremo un passo alla volta, cominceremo a affrontare la complessità dovuta alla tecnologia internet, quindi con tecnologie moderne costruire un sito, e poi poco per volta ci faremo sempre più male. Avevo detto 20 minuti, quindi mi fermo qui, così vi do un po' di tempo per riprendere fiato, e noi ci si rivede domani mattina all'alba.